di un ragazzo comasco proprio che parte da Como, Gabriele, e poi cresce, va a Cantù, diventa grande cestista e poi vai all'estero e poi diventi punto di riferimento anche della nazionale. La tua è una storia da trasmettere ai ragazzini, vero Gabriele? Certo, sì, sì. Sicuramente un onore essere cresciuto nella pallacanestro Cantù e poi esordire con quella maglia lì. Penso che sia l'obiettivo di tutti nel settore giovanile, provare a esordire. Ma te lo aspettavi quando tu andavi a fare i primi allenamenti, quando hai iniziato? Te lo aspettavi un giorno di mettere una maglia prestigiosa? No, non me l'aspettavo, poi con la fiducia da parte degli allenatori e con appunto il duro lavoro in palestra, come ha detto il presidente, i sogni poi si realizzano. Qual è il messaggio per i più giovani? Ce ne sono tanti di ragazzi che sono venuti qua oggi. Ma sembra banale, comunque lavorare tutti i giorni, fare sacrifici e non mollare mai. Sono parole sentite e risentite che però sono la verità. Quindi. Senti Gabriele, il sogno dell'NBA? Vediamo, non lo so. Tra un po' spero di andare, ma pensiamo giorno per giorno. Presidente, è un orgoglio, sì. È un orgoglio averlo premiato, sto ragazzo comaschissimo, cresciuto qua. Infatti ho detto, ti ha dato anche la maglia, che detto, però non so se ti va bene, ma no, sicuramente mi va. No. ci sarà un po' lo pallone davanti, ma comunque, no, dicevo, è un orgoglio. Un orgoglio per noi, per tutta la provincia di Como. È un orgoglio avere un campione così e che è ancora alle prime soddisfazioni. Sì, ancora giovanissimo. Perciò è quello che ho detto ai ragazzi prima, che è un po' il mio motto quando incontro i ragazzi, che l'ho fatto su me stesso, ma lo voglio dire sempre anche loro, di sognare, che bisogna sognare per arrivarci, bisogna sognare e chiaramente bisogna fare anche fatica. E poi, come ha detto Gabriele, anche fare tanta fatica, impegno, perché poi sognare, ok. No, ma bisogna far fatica. Esatto, è stato anche quello. Fatica. Grazie. Se c'è il risultato, poi si è contenti. Grazie Presidente, in bocca al lupo Gabriele. Grazie. Grazie.